Eccoci, benvenuto a un nuovo appuntamento con Focus. Oggi un argomento di cui si parla ormai da giorni, di stretta attualità, come la vicenda appunto delle royalties. Due gli ospiti oggi, abbiamo voluto esagerare, due presidenti del Consiglio Comunale, Salvatore Di Falco e Vittorio, bentornato. Buongiorno. Giovanni Iacono, presidente del Consiglio Comunale di Ragusa. Presidente ancora, Iacono, o sono congelate le dimissioni? No, ma presidente... alla fine del mandato, nel senso che abbiamo solo atteso qualche ora, perché ieri in sede di conferenza capigruppo mi era stato chiesto in modo particolare dal gruppo di maggioranza una cosa molto semplice, no? Siccome già in queste ore mentre parliamo è in corso all'ARS la discussione e le votazioni relative alla finanziaria, che comprendono anche questo emendamento, che ritengo illegittimo, e l'abbiamo anche spiegato ieri al presidente dell'ARS perché è illegittimo, e quindi mi hanno chiesto se è una questione di ore, come sono è questione di ore, nell'ipotesi che questo emendamento non venga recepito, cessa tra virgolette la materia del contendere della mia azione di protesta, e quindi non è che c'è qualcuno che si è pentito di fare le dimissioni. Certo, è bizzarra anche questa la questione, no? Perché in questo paese ci si dimette raramente, ma quando ci si dimette, quando si è costretti perché si è coinvolto in qualche scandalo, no? Io mi sto dimettendo non per scandali che ho fatto io, ma per scandali che fanno gli altri sull'uso delle istituzioni. Quindi il mio è un gesto, ritengo, assolutamente forte, controcorrente, penso più unico che raro in questo paese, però malgrado questo, chiaramente, c'è qualcuno dell'opposizione che... e insieme con Di Pasquale, che pensa evidentemente di fare strumentalizzazione anche sugli atti nobili, perché non sono abituati ad avere gesti nobili. Ma una comunità che si divide, Presidente, certo, su quanto dovrebbe essere invece coesa, certo, nell'attuale situazione di crisi e di problematiche che abbiamo, non è un brutto segnale anche per la popolazione, ma per i cittadini? Certo, sono d'accordo con lei, ma infatti non è la questione della città. La città sta rispondendo invece alla grande, perché ci sono diversi comunicati di diversi mondi vitali della città che hanno ben capito invece cosa sta avvenendo. Quindi non può essere uno o due consiglieri in consiglio comunale che servono altri padroni a poter determinare una divisione. Questo è un atto che trova non solo in città, ma cioè in uno stato di diritto, una questione come questa, le posso spiegare, farebbe ridere, no? Perché in uno stato di diritto, cioè, uno si mette a ridere, non, cioè, può essere una questione di questo genere. La spieghiamo quando Di Falco, d'accordo su quanto detto da, no, per solidarietà di collega, ma sulla vicenda royalties, lei che idea si è fatta? No, io non, ovviamente non mi trovo d'accordo, ma mi sono già espresso in un comunicato. Io invece condivido l'emendamento proposto dall'onorevole Di Pasquale, ma le dico di più: aspetterò oggi, domani, quando insomma i deputati regionali della nostra provincia alzeranno la mano per approvare o meno questo emendamento, che ovviamente è già passato in commissione giustizia, in commissione bilancio, quindi immagino che tutti i profili di natura tecnico-giuridica relativa all'illegittimità sono stati superati. Ciò nonostante, io non voglio entrare nelle questioni tecniche né nel merito, io entro su una questione di principio. La questione di principio è che voglio che questo emendamento passi pure in aula, e se non passa sarà mio interesse andarmi ad accertare chi dei deputati di questa provincia regionale di Ragusa o ex provincia regionale di Ragusa, insomma i nostri deputati, ha votato a favore o ha votato contro, perché non è una questione delle royalty o meno. La cosa che a me è piaciuto di questo gesto è l'affermazione di un principio, perché il sistema Ragusa è stato sempre solamente un sistema della città di Ragusa. Ora si è introdotto un ragionamento sul quale, mi consento, ho un bel po' di cose da dire del mio passato di presidente dell'EMAI. Insomma, si riconosce nella provincia di Ragusa invece una giusta distribuzione di parti, di somme derivante dalle royalty, in cui la maggior socia è il comune di Ragusa, che prenderà i maggiori proventi delle royalty. Perché dico che su questa cosa io andrò
fino in fondo ovviamente ad osservare i comportamenti di chi deputati regionali voteranno a favore o voteranno contro, perché guardi, io da presidente dell'EMAIA, non da presidente del Consiglio, già questionavo con la provincia perché non inseriva nel bilancio della provincia dei finanziamenti da erogare alla Fiera EMAIA. Già da presidente dell'EMAIA io litigavo con la Camera di Commercio perché dicevo: ma che normale che nella provincia di Ragusa, che tutta è una porzione dell'euro di Roma, abbiamo due fiere dell'agricoltura. Litigavo con la Camera di Commercio e con la provincia sui fondi ex insice. In sostanza, credo che sia un giusto riconoscimento ai comuni di questa provincia, al di là del fatto di come debbono essere usati. Stamattina sentivo Legambiente, state attenti come dovete usare i proventi delle royalties, eccetera, eccetera. Al di là di come devono essere usati, il grande merito di questo emendamento è quello di riconoscere a tutto il territorio della provincia di Ragusa. Senza figli né figliastri. Senza figli né figliastri, che già di per sé ci sono, perché capisco che il comune capoluogo dovrebbe prenderne di più. Ora dico, al di là del fatto che ormai non esiste più il comune capoluogo, ma mettiamo che sia il comune nel cui territorio in via prevalente vi sono le perforazioni, ammettiamo che sia per questo motivo, però mi spiace per l'amico Iacono che è ancora a Ragusa, debba fare, diciamo, il comune capoluogo su questi temi, io non lo consentirò più. E mi fermo qui perché poi ci sarebbe da parlare di Comiso, stesso discorso lo direi a Comiso per l'aeroporto. Perché il comune di Vito, ma a questo punto o ci sentiamo provincia o non ci sentiamo provincia. 20 giorni fa, 2 mesi fa, si è gridato allo scandalo contro l'onorevole Di Giacomo, l'hanno con tutti i deputati Roppe e Dicaro, Giovanni, contro l'onorevole Di Giacomo per la questione del piano sanitario, della riorganizzazione ospedaliera. E viva Dio, la provincia non è solo Ragusa, anche, la provincia è anche Vittoria. Anche farlo capire ai cittadini, comuni. Senza tecnicismi. Cioè, sì, no, ma sono d'accordo con lei. L'amico Salvatore è avvocato e quindi cerca chiaramente di arrampicarsi dal mio punto di vista sugli specchi, perché non ha completamente parlato del problema, perché ha messo insieme tutta una serie di rivendicazioni passate, mai eccetera, che nulla hanno a che fare con l'argomento di oggi, non può essere equiparato, no? Diceva benissimo Don Milani, no, non c'è nulla di più ingiusto di rendere uguale cose che sono disuguali. Di cosa stiamo parlando, che è la cosa migliore in assoluto, invece di parlare di capoluoghi di altro? Noi stiamo parlando di un ente territoriale, qual è il comune di Ragusa, come sono gli altri comuni, nel cui territorio vengono effettuate delle trivellazioni nel sottosuolo con un impegno e quindi con dei vincoli, delle servitù, nel sottosuolo e nel soprasuolo. A fronte di questi impegni si dà un'autorizzazione da parte del comune stesso, dell'ente territoriale, e a fronte di queste trivellazioni ci sono anche dei rischi potenziali che possono anche poi realizzarsi. A questo si dà un compenso a seguito di normativa nazionale che ha recepito normative comunitarie, un compenso per quello che sto dicendo, che per la servitù, in quel territorio. Per cui poniamo che succede qualcosa, questo rischio da potenziale diventa reale, ecco perché dico che l'avvocato dovrebbe anche parlare di questo, diventa reale, non è che vanno dal sindaco del comune di Vittoria, andranno dal sindaco del comune di Ragusa a richiedere chiaramente eventuale risarcimento e dalla ditta privata che effettua quei lavori. Perché se dovessero andare invece a notificarlo al sindaco di Vittoria, il sindaco di Vittoria gli direbbe, dice, ma scusate, cioè, non è né nel mio territorio né io ho dato autorizzazione. La prova sa qual è? Qualche mese fa al comune di Ragusa, io presidente del consiglio comunale, c'è stata una sorta di occupazione, abbiamo incontrato le maestranze di queste ditte che sono venute, guarda caso, al comune di Ragusa, non al comune di Vittoria. Sono venute queste lavoratori perché erano preoccupate del fatto che potessero perdere il lavoro, perché il comune ritardava nel rilasciare l'autorizzazione per una serie di trivellazioni che sono accanto al fiume Ermini. Chiaro? Perché sono venute al comune di Ragusa? Perché hanno occupato l'aula consiliare per richiedere questa autorizzazione?
Allora, sono cose elementari che non possono essere messe con altre rivendicazioni più o meno legittime, che ci saranno anche, non lo so di cosa si può parlare sulle mani o su altro, ma questo è il problema e non altro, non solo questo, che già di per sé è illegittimo, ripeto, perché la normativa parla chiaro che deve essere fatto, le royalties devono essere date nel territorio dove è, dove è la coltivazione, come si chiama. Per il resto gli altri comuni hanno diritto ad avere soldi, ma certo, possono avere tutti i soldi che vogliono, anche gli altri centri storici, ma perché i soldi li devono prendere togliendolo al comune di Ragusa e non prenderle dalla regione, come mi sembra assolutamente chiaro. Non solo questo, c'è un'altra illegittimità, ti dice che questi soldi, una buona parte di questi soldi li devi mettere per Ibla, entrando anche lì a gamba tesa in un bilancio del comune, cioè con i soldi del comune ti dice anche cosa deve fare, ecco perché... C'è tanto di illegittimità su questa vicenda, perché è fatta solo ed esclusivamente per il comune di Ragusa, tra l'altro, perché per come è fatto l'emendamento colpirà solo ed esclusivamente il comune di Ragusa, che sarà l'unico comune in Italia, l'unico comune in Italia dove ci sono queste royalties, poi andiamo a vedere Basilicata, eccetera, eccetera, che deve andare a distribuire i fondi di queste royalties per le servitù e il rischio potenziale che ha nel proprio territorio e per le autorizzazioni che dà con altri comuni che nulla hanno a che fare. Se fosse vera questa, se questa logica si affermasse, io non riesco a capire perché non dovremmo prendere allora anche a Ragusa le somme che prendono ad esempio i comuni di Gerratana, Monterosso, Chiaramonte per l'imbandeologo che hanno fatto, perché se uno serve con questa logica, perché non dovremmo avere i benefici dell'aeroporto di Comiso, perché a Comiso non è a Ragusa, ma che senso ha? De Falco, non fa una crisi. Guarda, io non faccio l'avvocato, ma credo che manco l'amico Iacono faccia. Che sei tu, impiegato all'Ibis? Non sono avvocato. Non sei avvocato, ma non sei manco geologo. Però ma che c'entra? Ma che c'entra? Ma la legge lo dice. Ma scusami, Giovanni, ma che c'entra che bisogna dare i soldi a chi rilascia l'autorizzazione? Ma che cosa vuol dire? Al di là del fatto, scusami, mi dispiace che tu ti sei letto da ragusano. Nel tuo terreno, se ci mettono qualcosa, che lo dai a convenendo. Ma tu ho consiglio comunale, che fa parlare il consigliere comunale? Scusa, vabbè. Ecco. Mi sembra strano che tu ti formalizzi su un fatto che rilascia l'autorizzazione. Chi rilascia l'autorizzazione, dice l'emendamento, che deve essere percettore del 70%. Del 30% della somma rispetto a quelle che devono prendere gli altri comuni, punto. Poi amico mio, io non lo so se le esazioni petrolifere sono una questione solamente di autorizzazione di carta scritta oppure un'utilizzazione di territorio, lo sai tu il giacimento petrolifero di sotto dove arriva, dove non arriva, che tipo di incidenza ha sul territorio, o è un problema solamente di carte o di maestranze che vanno a chiedere l'autorizzazione? Lo sappiamo il... Ti faccio un esempio, lo sappiamo la questione relativa ai depuratori, allora se Ragusa non ha il depuratore che danneggia solamente Ragusa o danneggia tutta la fascia costiera? Allora così non si finisce... È chiaro, allora il principio è un altro, io non voglio entrare nelle questioni tecniche, io faccio l'avvocato e tu non, e non sono geologo, e tu non sei manco geologo. Affermiamo un principio, il dato politico di questo emendamento dice un'altra cosa, il beneficio, perché le royalty non sono... null'altro che questo, beneficio trattino risarcimento, deve essere un patrimonio solo ed esclusivamente del comune che rilascia le autorizzazioni al di là dell'incidenza sui territori oppure ne possono beneficiare in piccola parte anche gli altri comuni? Punto di domanda. Secondo me sì, perché è anche una sua giustezza l'emendamento, perché dice che la stragrande parte delle royalty devono andare al comune di Ragusa. Grazie. I residui, no grazie, perché questo è il problema caro Giovanni, perché una volta per tutte, forse la vera bontà dei liberi consorzi è finalmente di mettere tutti sullo stesso piano, tutti i comuni di questa provincia che storicamente hanno sempre patito di una eccessiva differenziazione giustificata dalla legge, giustificata da alcuni meccanismi per cui si prevede ovviamente la prefettura nel comune capoluogo. Io le rivendico queste cose, sono vittoriese e la rivendico a nome dei vittoriesi. Ti dico di più, se i deputati della provincia di Ragusa non voteranno questo emendamento, io farò come partito, ovviamente non come consiglio comunale, non mi permetterei, farò i manifesti dicendo chi ha votato a favore e chi ha votato contro, ma non sull'emendamento, sulla consapevolezza che i deputati regionali hanno un mandato parlamentare e sono rappresentativi non solo della regione ma di tutta la provincia
E non è possibile che ogni volta i fondi ex Insigem tutti verso Raus e i finanziamenti di natura di altro di ristrutturazione tutti verso Ragusa. Io rivendico per le nostre, per i nostri comuni, e credo di rappresentare anche immodestamente tutti i comuni della provincia di Ragusa, i quali ne trarranno anche un beneficio. Io, Giovanni, guarda, ripeto, oggi sarà presentato dal nostro comune collega, che è Gigi Bellassai, andrà in, a Palermo, un ordine del giorno che noi proporremo nei consigli comunali. Tu stesso, no? Sei stato assieme a me, ma più di me forse, uno dei promotori del coordinamento del, dei presidenti del il coordinatore, penso, no? È il promotore, sì. Significa che è un po' è la l'animus di voler considerare questa provincia un po' meno sbilanciata verso Ragusa, ce l'hai pure tu. Al di là della questione di questo emendamento, quello che conta è il principio. Ma siamo ancora di campanile, tempo del campanile. No. Ma guardi, il campanile dipende se è una cosa di presunzione oppure un atto difensivo. In questo momento io lo ritengo un atto difensivo, perché nei 10 anni di difesa da un trattamento rispetto a Vittoria diverso e non come dire pensato, ma visto sulla carta, gliel'ho detto poco fa. Io non lo capisco perché alla Fiera Maia 10 anni fa, Giovanni, non giravano sordi, non gli davano manco un contributo, e la Fiera dell'Agricoltura, finanziata dalla Camera di Commercio, veniva finanziata dalla provincia, la Camera di Commercio buttava fuori dei soldi. Allora questo è il principio, poi ci possiamo ritornare 10.000 volte su questa questione, ma il principio è che comunque i comuni devono avere pari dignità, assieme a quello del comune capoluogo, che aveva la legge su Ibla, che aveva dei finanziamenti maggiori, utilizzo anche di risorse, perché tutto andavano alla provincia, tutto andavano alla prefettura, cioè anche questo piccolo indotto di denaro. I comuni di Vittoria, di Comiso, di Santa Croce, di Monterosso, soffrivano e soffrono ancora di questa differenziazione. Ogni tanto un emendamento che, diciamo, rende giustizia a queste diseguaglianze, chiamiamolo così, io lo saluto favorevolmente e faccio pure complimenti alla Nato Pasquale, del fatto che è il mio compagno di partito. Siete fieri, non c'entra nulla tutto ciò che ha detto, ritengo, Salvatore Di Falco, perché, cioè, fatto delle mani, ma no, ma lo stesso fatto, l'esempio delle trivellazioni sotto, chissà dove finisce. Allora, la stessa cosa sul piano del diritto, pur non essendo avvocato, me l'ha rimarcato. Ma sul piano del diritto, per quelle conoscenze che ho, posso dire che se uno fa una trivellazione e trova dell'acqua nel proprio terreno, non mi pare che poi quell'acqua la distribuisce ai terreni circostanti, perché sotto chissà che cosa ci sia. Quindi proprio siamo veramente in un altro mondo. Io penso che più che un messaggio politico, non lo chiamerei un principio che si afferma politico, ma è un principio estortivo, che è una cosa diversa dal principio politico, e non c'entra nemmeno il campanile a cui fa riferimento Salvatore. Non esiste questa questione. Io sono affezionato a tutti gli altri comuni, l'abbiamo dimostrato tante volte, l'abbiamo fatto proprio con quel discorso che dicevi della consulta. Ho creduto moltissimo al libero consorzio, però ripeto, ogni cosa bisogna vederla a sé stante, non è una questione. Qui c'è, ripeto un'altra volta, ed è anche semplice, dei danni sul territorio, e per quei danni ci sono dei compensi che vengono dati. Stop, tutto il resto. Se c'è stata la Fiera Maia, se c'è stata ogni cosa, bisogna rapportarla a ciò che è e non in una linea di principio. Qui si sta facendo campagna elettorale, né più né meno, per le prossime elezioni che saranno imminenti, considerato quanto sia in difficoltà il governo Crocetta. In questa logica, ogni elezione si devono inventare qualcosa, e si sono inventati questa cosa per lo specchietto, per le allodole, per i creduloni, rifacendo di nuovo, rimettendo insieme questione di campanile, in un momento in cui bisognerebbe invece creare capitale sociale, costruzione di unità, di armonia, di relazione, e invece l'uno contro l'altro penso che sia veramente una gravissima responsabilità che si stanno assumendo. Quando legalmente dice tanto rumore per nulla, perché tanto la Sicilia non è uno Stato autonomo, né tantomeno la sua autonomia è infinita, cosa... No, non ho letto cosa ha detto. Dice, la Sicilia non è uno Stato autonomo, né tantomeno la sua autonomia è infinita, e poi le rorte non sono entrate ordinarie, quindi non possono finanziare sulla spesa corrente. Sì, hanno ragione in ogni caso, hanno ragione, sono extra, quindi non sono
Poi tra l'altro non saranno manco tutte queste somme che si stanno aspettando, chissà che cosa, ammesso che verranno, quindi è tutto tanto rumore per nulla, ma tra l'altro, ripeto, siccome è tutto illegittimo, abbiamo già annunciato che qualora passasse facciamo un'impugnativa e poi pagheranno il risarcimento danni, perché, ripeto, è talmente illogica questo emendamento, è solo ed esclusivamente finalizzato ai creduloni, che noi riteniamo che poi chiaramente sul piano del diritto, se ancora c'è un po' di diritto in questo paese, non c'entra niente Vittoria, Ragusa, Modica, Scicle, perché poi siamo tutti sulla stessa terra e siamo tutti orgogliosi anche di essere in questa provincia. Quindi non ci sono mai state disparità? No, io non dico che non ci sono, io non lo so manco se ci sono state disparità, probabilmente sì, da una parte e dall'altra. Ragusa capoluogo può essere che abbia avuto su alcune cose di più, ma su altre cose anche di meno. Sulla rete ospedaliera di cui parlava il Salvatore De Falco, no, la rete ospedaliera deve essere fatta sulla base di una legge che non l'ha fatta il Comune di Ragusa, che è la legge Balduzzi, il decreto ministeriale 70, che prevedeva una dislocazione, una rete ospedaliera ben diversa da quella che si è fatta, quindi avendo gli ospedali di primo livello, i presidi ospedalieri di base. Qui invece l'ospedale di primo livello è stato di fatto declassato dopo che la collettività ha speso oltre 60 milioni di euro in un ospedale baricentrico Giovanni Paolo II che si trova a Ragusa, e tutto è stato in maniera non convincente a un discorso di salute, secondo me, perché si è fatto tirandosi la giacchetta da una parte all'altra sulla base del deputato di turno, e quindi non si mette mai al centro poi il cittadino, a prescindere se il cittadino nasce a Ragusa o a Vittoria o da altre parti. Quindi si fanno tutte le riforme in maniera non razionale, come quella del libero consorzio. Quindi avremmo da parlare di tante cose, no? Ma ogni cosa deve fare a sé stante. Il discorso delle royalties, io ripeto, è talmente semplice nella sua logica ed è talmente semplice che il messaggio non è politico ma è estortivo qualora si realizza, che poi lo vedranno i giudici e i tribunali. Sulla sua dimissione, Iacono, c'è chi scrive oggi le dimissioni. Sì, le dimissioni, ma le dimissioni, ma non è un problema, le dimissioni ci sono, e come, non è assolutamente, perché l'unica possibilità per ritornare rispetto ai miei passi, ammesso che lo facesse, è quella che non passa chiaramente questo emendamento illegittimo. Se passa l'emendamento illegittimo, io non sono attaccato a niente, se non a servire la collettività, e quindi penso che per lo scandalo che creano gli altri nell'istituzione, non quello che creo io, e per rispetto all'istituzione, non ha senso che io stia a rappresentare una città che viene così umiliata da chi utilizza l'istituzione per fine elettorale. Lungi da parlare di mossa elettorale di De Falco, di Pasquale. Ma intanto mi permetta di sottolineare negativamente il concetto che ha detto Giovanni, che è un fenomeno estortivo o un atteggiamento estortivo. Io lo rivendico a nome di tutti i miei concittadini, e dovrebbe sapere l'amico Giovanni Iacono che significato ha nel nostro territorio questo termine. Quindi non biasimo questo termine, soprattutto in un territorio in cui purtroppo le comunità hanno sofferto di questi fenomeni, ma al di là di questo, di questa evidente distrazione terminologica che ha avuto l'amico Giovanni, si comprende, ma è giusto che i nostri telespettatori che ascoltano frasi di questo genere, credo che saranno sobbalzate sulla terra, no, sulla sedia. Noi non facciamo estorsioni in giro o facendo o tenendo atteggiamenti. È chiaro che non lo intendevo in quel modo, mi pare assolutamente chiaro che non era in quel modo, Salvatore. Ma io, caro Giovanni, cerco di precisarlo. Va bene, sono d'accordo, precisalo, ma mi pare che sono convinto di precisarlo anche a nome tuo. Detto questo, assolutamente, io a questo punto spero, consentimi la battuta, spero che si dimetta Giovanni Iacono. Certo, perché questo significa non tanto che si dimetta il collega, ma spero che l'emendamento passi, e dopodiché si riafferma quel principio a cui io aspiro. L'ho appena detto in tutte le salse, non è un problema, ripeto, di tecnicismi o di royalty o di attribuzione, è un problema di riaffermare una sorta di equilibrio in questo territorio, non finirò di dirlo. E invito tutte le forze, proprio perché siamo in campagna elettorale, anzi devo dire che sul mio comunicato nessuno ha detto guarda c'è puzza di campagna elettorale, del resto mi pare, come è noto, non sono fra i candidabili del Partito Democratico.
Cosa diversa invece hanno detto dell'amico Iacono, che è invece un'operazione preparatoria della campagna elettorale, che è il prossimo anno, quando no, ma guarda, fra due anni e mezzo. Fra due anni e mezzo. No. Stai partendo da lontano. Fra due anni e mezzo. Adesso la rincorsa lunga. Sta partendo da lontano. No, ma queste... Però però assomiglia a... Una miseria. Assomiglia ai nostri candidati di vittoria, miseria, che sono partiti due anni fa. Non lo so, non l'ho detto, è una miseria. Non l'ho detto io l'ho riportato. È una miseria totale. Dobbiamo chiudere, grazie per aver illustrato, dottor, chiarito un po' questo argomento, di non farcela chiarezza soprattutto per chi, per i tanti anche che ci ascoltano. Grazie al Presidente Salvatore Di Marco, grazie a Giovanni Iacono e grazie ovviamente a chi ci ha seguito oggi. Appuntamento come al solito a domani. Grazie.